Salve a tutti, in questo video vediamo come usare Widget Smith, l'applicazione gratuita per iPhone che ci permette di realizzare dei fantastici widget. Ovviamente le funzioni non permettono di creare qualsiasi tipo di widget, ci sono dei preset, vediamoli subito. Allora, questi sono gli widget che abbiamo creato, questo ne ho creato uno io di prova per vedere. Per eliminarli da questa sezione basta trascinare così e fare elimina. Ecco fatto, abbiamo tutto pulito. Allora, possiamo scegliere se aggiungere un widget piccolo, small, medium o large. Molto molto semplice. Qua c'è la sezione degli extra, che sono funzioni a pagamento, qua c'è l'abbonamento mensile o annuale e abbiamo accesso ad altre cose e ad altri dati se attiviamo l'abbonamento. Vediamo cosa possiamo fare invece per ora con la funzione gratuita. Allora, facciamo un widget piccolo. Eccolo qua. Allora, intanto qua in alto gli diamo un nome. Quindi io lo chiamo Fabri. Save. Perfetto, eccolo qua, Fabri. Torniamo qua dentro. Allora, facciamo tap qua e scegliamo il tipo di widget. Ci sono due sezioni in questo caso. Allora, andiamo a farne uno con il tempo, con il time, quindi questo ad esempio, ed ecco che si sbloccano altre sezioni. Allora abbiamo innanzitutto la them, quindi lo sfondo, e possiamo scegliere fra questi sfondi. Quelli con il lucchetto sono a pagamento, quindi nella versione premium. Andiamo qua in general e ad esempio scegliamo un quadrante, questo, night vision. Fatto. Poi location, qua c'è ovviamente la località, lasciamo Roma. Time format, quindi il format per il quadrante. Una volta fatto, torniamo indietro, save, ed ecco fatto. Adesso torniamo nel nostro iPhone, facciamo tap qua, più, e aggiungiamo un widget, che in questo caso è quello small, quindi small widget. A questo punto teniamo il dito sul widget e facciamo modifica widget. Prova. Ed eccolo qua, Fabri. Ed ecco qua che abbiamo impostato l'ora. Questa era un po' la cosa da imparare all'inizio, capire come fare a inserire quello che abbiamo creato là dentro. Quindi adesso abbiamo questo quadrante. Possiamo fare tap per tornare sempre a questa schermata e possiamo modificarlo quando vogliamo. Quindi possiamo fare clock, questo qua ad esempio. Save. E questa volta è già associato, quindi viene mostrato. Quindi abbiamo visto come funziona con gli orologi. Adesso creiamone un altro. Vediamo un po'. Calendario, month. Anche qua possiamo scegliere lo sfondo. Blue sky. Perfetto. Ci sono altre cose che ho forse saltato. No, ok, solamente questi due. Perfetto, save. E abbiamo anche questo small 2. Andiamo a posizionare anche questo. In questo modo, più. Ok, mi sto accorgendo adesso che non si vede. Questo può voler dire che non possiamo inserire più di uno small alla volta. Quindi dobbiamo crearne uno medium. Quindi andiamo dentro e creiamo un medium widget. C'è già in teoria. Modifichiamo questo. Vediamo un po'. Sunday. E mettiamolo blu. Così dovrebbe funzionare. Vediamo. Lo lasciamo con nome medium 1. Andiamo in più, scorriamo giù, medium, eccolo qua. Quindi questo funziona. Aggiungi e ha già preso in automatico quello. Quindi sì, un medio e uno small, ma non due small. Perlomeno a me non ha funzionato. Bene, quindi andiamo a modificare il medio adesso. E vediamo la funzione fotografie. Allora possiamo scegliere una cartella di foto. In questo caso ci farà scegliere la cartella da ultimo, oppure una foto ben precisa. Anche qui ce la farà scegliere qua giù. Quindi lo sfondo e il contorno, in questo caso solo il contorno perché appunto è una foto, mettiamo questo bold, quindi rosso. Select foto, andiamo a scegliere la foto. Ecco qua. Save. Ed ecco qua. Poi possiamo ad esempio utilizzare, oltre che alle foto, e ai calendari anche delle funzioni correlate all'applicazione salute, quindi steps, i passi, attività,
Ecco qua, attività e goal, quindi l'obiettivo. Qua ci sono quelli sul meteo, che sono, questi sono però tutti a pagamento. Calendari, reminders, tides, e qua astronomia, Starfield. Ecco, questo qua è carino, e sono le fasi lunari. Anche qua, locazione Roma, lasciamo tutto com'è, perfetto. Save. E qua abbiamo le fasi lunari. Poi possiamo anche scegliere di fare degli widget. Ne facciamo uno, anzi modifichiamo questo, Time Widget. Questi qui sono quelli che vanno a modificare quelli di default a uno specifico orario, quindi Add Time at Default. Allora, come funziona questa modalità? Allora, noi possiamo dirgli, questa è la default, che da mezzogiorno alle 16, ad esempio, qua possiamo cambiare l'orario, quindi dalle 13 alle 16, non debba essere così, ma debba essere in un altro modo, ad esempio così. Ecco fatto, poi aggiungiamo un altro spazio, da mezzanotte a, non lo so, le 3. No, qui ho aggiunto un'altra cosa, ho sbagliato. Cancella, rifaccio. Allora, abbiamo detto mezzogiorno 16, week. Poi aggiungiamo un più, da mezzanotte a, abbiamo detto le 3. Ecco fatto, perfetto. Da qua invece deve mostrarmi una foto. Questa. Ed ecco qua come funziona. Quindi dalle 12 alle 16, week, da mezzanotte alle 3 la foto. Vado a fare save. Torno giù. Adesso vado a inserire il widget. Medium. Eccolo qua, no, non è questo che deve farmi vedere. Modifica widget, deve essere questo, il 2. Perfetto, ora adesso è così, ma fra 10 minuti scatterà a mezzogiorno e cambierà. Quindi adesso aspettiamo 10 minuti e vi faccio vedere come funziona quest'ultima funzione. Ok, ci siamo, mancano pochi secondi, come potete vedere, vediamo se scatta correttamente l'altro widget. Ed ecco fatto, è scattato correttamente. È scattato anche qua perché avevo provato io personalmente a farlo anche qua, quindi è normale che abbia funzionato anche qui. Quindi niente, abbiamo visto anche questa funzione di Widget Smith. Un saluto.